tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi continuiamo a parlare di Fortnite per Android. Avete visto ragazzi, 27.000, siete stati tantissimi che avete visto l'applicazione Vortex, quella che è tranquillamente scaricabile da Play Store, che con un abbonamento di 9 euro e spicci al mese vi dà la possibilità di giocare a Fortnite sul vostro cellulare. Non è necessario ragazzi che voi abbiate un cellulare di ultima generazione per giocarci, perché Vortex, i produttori di Vortex mettono a disposizione dei loro PC all'avanguardia che tramite una condivisione con la vostra connessione vi permettono di, come dire, come se voi stesse giocando guardando il loro schermo, però sul vostro cellulare Android. Allora, iniziamo un attimino a vedere questa schermata. Intanto io ragazzi, questo è il cellulare, come vedete c'è collegato il cavo per farvi vedere lo schermo. Questo può capitare a molti di voi, cioè, allora, l'avete già visto, dovete iscrivervi, mettere la vostra mail, la vostra password per registrarsi, dopodiché potete scegliere il gioco che preferite da giocare sul vostro dispositivo. Voglio fare subito una premessa: non è necessario avere dispositivi potenti, lo ripeto, non è necessario avere dispositivi potenti, perché so che qua sotto nei commenti mi arriveranno una svalangata di commenti: ma Xyuder, per il mio LG Lenovo funziona, Xyuder, per il mio Samsung funziona, Xyuder, mia nonna c'ha il telefono, posso giocarci? Ragazzi, io ho un Huawei Y62 preso l'anno scorso, scontato, quindi avrà più o meno un paio d'anni. Ragazzi, gira alla perfezione. Vi dico subito un'altra cosa: durante il gameplay che andremo a vedere, come vedete infatti là c'è scritto sit tight, your current place is care 4, scusate l'inglese, cioè non è che entriamo direttamente, c'è una coda da rispettare. Adesso ne abbiamo 4 persone davanti, speriamo di entrarci, 3 persone davanti, il prima possibile. In questo video vi mostrerò i tasti che ci sono sullo schermo e nel prossimo invece vedremo come configurare un controller, perché giocata con il controller è una meraviglia. Cioè tu ti prendi, cioè tu immagini, ti prendi un coso come questo, dici Xyuder, che cacchio ho tirato fuori? Questo è il portatelefono, no? Cioè io prendo, lo metto qua, e quello che usavo per Clash Royale, prendo, lo metto qui, che casino, toccato, tu ti pianti il telefono comodo e ci giochi col controller, è una figata. Grazie portatelefono per l'aiuto. Allora ragazzi, vi dicevo, adesso vi faccio vedere, vediamo, ci abbiamo solo una persona davanti a noi, quindi prendiamo il nostro cellulare, aspettiamo qualche istante in modo da poter entrare. Vi volevo dire, durante le riprese di questo gameplay ragazzi noterete un po' di spixellamento, non vi dovete preoccupare, perché lo spixellamento è dato dalla trasmissione dell'immagine del cellulare al PC, è dura senza un tablet trasmettere bene un giocare. Oh, cattivo così, aspetta, ah, questa è la schermata. Scusate, questo è fatto, ma che cacchio è questo? Questa è la schermata che vi fa vedere, vedete che spixella un pochettino. Non preoccupatevi, perché qua ragazzi si vede nitidissimo. Allora, intanto vedete che c'è la prima, ecco che la sto muovendo, move, intuitivissimo, è come se avessimo un controller. Poi c'è look, che è l'altro, che è per girarti, il quadrante dei tasti YX A e B, perché noi, poi lo andremo a vedere più avanti, possiamo configurare anche il controller. Allora, lui vi chiede sempre email e password, dovete tappare ragazzi in alto dove c'è il bottone della tastiera, la mail ve la posso fare vedere, la password ovviamente no. Allora, questa è la mia mail per entrare su Fortnite. Vi ricordo un'altra cosa ragazzi importantissima,
lui ci sta trasmettendo lo schermo di un computer, quindi vedete là in alto vicino al bottone con le barrette che c'è una freccina? Se noi mettiamo, allora quello che vedete non, tranne la tastiera, cioè se noi tappiamo sopra il campo per scrivere la mail, non funziona, dovete prendere la freccia con il vostro bel ditino, muoverla fino al campo password e allora sì che potete tappare dove preferite e lui ci va a mettere la password. Allora datemi un secondo che tolgo, in modo che metto la password. Allora arrivo subito. Ok, possiamo rimettere, la password è stata inserita. Da qua ricliccate sul bottone in alto, quello con il disegno della tastiera, con il dito ci spostiamo su login e tappiamo dove vogliamo, così lui sta entrando nel nostro account. E come vedete ragazzi, io vi vorrei far vedere la qualità. Lui ci chiede find the best setting, vuoi che io rileva i setting migliori per il tuo dispositivo? Spostiamoci con la freccina, gli diamo conferma. Ragazzi, io tolgo un attimo il green screen, vediamo se riesco a farvi vedere senza green screen, perché è veramente meraviglioso raga. Vediamo, due secondi che vi tolgo il green screen, perché c'è una qualità che è incredibile raga. Vediamo se lo vedete. Per la luce purtroppo non lo vedo. Ecco. Cioè, guarda. Guarda che qualità. Se poi noi, con il dittino... Aspetta, che adesso è un casino. Mi sposto su Battle Royale e tappo. Vediamo se riesco a mettertelo a fuoco. Aspetta, Battle Royale, ok, rimettiamo il chroma key. Allora, e noi siamo dentro ragazzi. Allora, di qua close, eccolo qua ragazzi, la nostra schermata di Fortnite su Android. Vi ricordo sempre che non è touch, quindi c'è sempre la frecciolina che dovete muovere col vostro dito. Oddio, questo non lo sapevo neanche io. No, c'è lo zoom con lo swipe raga, con lo swipe c'è lo zoom, che storia. Allora andiamo a fare velocemente una partita, perché con le dita è molto difficile ragazzi. Lo vedremo passo passo, mano a mano in questa serie che voglio portarvi di Vortex, perché vale davvero la pena ragazzi. Se non volete aspettare, più che altro se volete provarci anche voi, io vi consiglio di abbonarvi a Vortex, perché li merita tutti ragazzi, solo per lo sforzo che gli sviluppatori hanno avuto in questa applicazione per le risorse. Allora, vabbè, move è facilissimo, voi non fate caso se spixella, vi posso garantire che è meraviglioso da vedere. Così lo muoviamo, così giriamo il look ed è facile. Poi se vedete raga, vedete là di fianco a move che ci sono i quattro tasti. Allora, il tasto in alto apre la mappa e ovviamente la chiude. Il tasto a sinistra momentaneamente non fa nulla. Il tasto sotto non fa nulla e il tasto a destra non ne ho idea. Allora, ci proviamo a buttare in un punto della mappa proprio molto molto al di fuori, in modo che non ci rompe le balle nessuno e possiamo controllare assieme i tasti. Ovviamente ragazzi, io vi consiglio di avere un controller Bluetooth, perché vorrebbe dire giocare come se stesse giocando su computer. Allora, press A to jump, quindi voi lo vedete di là in fondo, là ci sono i quattro tasti, noi premiamo A, jumpiamo, e qua è come, cioè è Fortnite raga, è come se avessi in mano un controller. Allora, bisogna prendere un po' di dimestichezza, che non è facile. Allora, apriamo il paracadute con A. Perfetto, per la felicità di Raptorn, se sta guardando il video, magari vado alla torre di Xyuder, aspetta,
così da lì possiamo dare una cosa. Ragazzi, è spettacolare. Ragazzi, è meraviglioso vedere questo gameplay, vedere Ford, completamente legale questa cosa, ragazzi. Quindi andate tranquilli, non c'è niente di illegale, è tutto completamente legale. Io vorrei farvi vedere la qualità che c'è sul cellulare, perché non credereste ai vostri occhi, ragazzi, è meraviglioso. È come giocare sul computer, è uguale, è uguale. Allora, andiamo avanti, cerchiamo di atterrare, siamo a... Urca, siamo già a 10 minuti di video, caspita. Allora, vediamo di atterrare molto più velocemente, così da guardare intanto i tasti. Allora, faccio rivedere per chi non ci crede. Vedete? Ok? C'è gente giustamente che dice, Xuder, ci sono un sacco di video fake. No, 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 questo è verissimo, raga. Atterriamo qua un attimo. Vediamo un attimo i tasti assieme. Ok, siamo atterrati. Allora, c'è LT che sto premendo, lo vedete, che momentaneamente non fa niente, perché io non gioco col controller, quindi non li conosco. Allora, abbiamo detto, questo apre la mappa e noi abbiamo la figata che prot, ci zoomiamo la mappa, ce la ristringiamo e siamo a posto. Quello di sinistra non fa nulla. Quello sotto, ragazzi... Aspetta, qual è il piccone? Non ho capito qual è il piccone. Quello sotto, il tasto sotto muove il piccone, RB non fa nulla. Beh, ma il piccone, ragazzi, è molto più comodo. No, no, è RT il piccone. Questo, guardate che storia, guardate che storia. Andiamo a picconarci un albero. Proprio così di prepotenza, raga, proprio così di prepotenza. Ma che spettacolo. Poi c'è Y, X. Allora, con B si costruisce, lo vedete. Con A si salta, ok, easy. Adesso io non conosco la corsa. E per cambiare la barra bisogna tenere premuto Y. No, aspetta, tenere premuto Y non cambia la barra. E adesso lui c'ha il piccone. Ah, non abbiamo un'arma, quindi non possiamo vedere. Vediamo come si corre. Si correrà con questo? No, no, non so ancora come si corre, ragazzi. Quindi non abbiatecela con me. Non è X, non è B. Volevo trovare un'arma, volevo trovare, per avere un pochettino di idee più chiare. Prenda il piccone. Prenda il piccone. Allora, da dove sta? Ah, ok, quando abbiamo in mano, quando noi premiamo B per costruire, ah, ecco, con B si cambia la barra, ragazzi. Quando noi prendiamo B per costruire, poi con Y invece cambiamo l'oggetto che vogliamo buttare giù. Andiamo in una casa, vediamo un pochettino come si apre la casa. Lui dice X to open, quindi apriamo la porta. Vediamo se c'è un'arma, così gli diamo un'occhiata subito. Intanto togliamo questo, riprendiamo il piccone. Un attimo, ragazzi, è meraviglioso, meraviglioso davvero. Non pensavo adesso un po'. Ok, c'è un'arma. Allora, prendiamo intanto le armi. Ok, quindi noi così possiamo switchare l'arma. Per passare all'arma, immagino che sia LB. No, RB, no. Come si switcha l'arma? Y, perfetto. Con Y switchiamo e per sparare immagino che sia... Con B switchiamo. Con RT, ragazzi, con RT si spara, come state vedendo, ragazzi. Veramente, veramente una figata. Poi, ragazzi, nel prossimo video invece andremo a vedere tutti i setting. Vedete, c'è on screen control, potete cambiarli, touchscreen mapping. Ragazzi, è un'applicazione che merita tutta la vita di essere acquistata, se per caso volete giocare su Android a Fortnite. Io spero che vi sia piaciuto questo video, fate un bel like e soprattutto condividetelo, perché ci tengo tantissimo che molti di voi che non hanno ancora potuto giocare a Fortnite giochino sui loro dispositivi Android. Una bella iscrizione al canale, lasciate un bel like, noi ci vediamo presto! Ciao!